voilà, abbasso un pochino La musica. Peggy Lee per dare spazio e animare ancora più di quanto non abbia fatto tu con il tuo click, me e Alex Cendron. Ciao a tutti. Benvenuto al ritorno di Fiamma, Grazie Fiamma, sono Alex. felicissimo di essere qui, veramente. È anche Bene. emozionato un po', devo dire la verità. Alex Cendron è emozionato. È Giuro. strano perché lui è abituato alle platee, è un attore soprattutto di teatro, quindi non vedo dov'è l'emozione. Qui siamo Ma in tre, Alex. guarda, sto Io, te. arrossendo, vedi? Si Sì, vede qua. rosso, sei anche diventato verde, blu e nero. Allora, tu sei di Treviso. Io sono nato a Treviso, sì. In realtà Benissimo. vivo a Milano, tra Milano e Roma, insomma. Tra Milano e Sì, Roma, e purtroppo non posso vivere a infatti, casa mia. perché purtroppo? Ma io in realtà di carattere sarei molto pantofolaio, cioè Sì? sarei stato a casa mia, in realtà a vivere a casa mia, se fosse secondo il mio estro, diciamo così. Solo che chiaramente fare l'attore a Treviso è praticamente impossibile. Impossibile. E quindi ho dovuto poi, come dire, muovermi. Senti, io lì nelle ricerche che ho fatto nel web su di te. Non c'è, e anche sono andata a spiccanasare nel tuo sito. Alex ha un sito molto, molto bello, molto curato. C'è tutto nel sito di Alex Cendron, tranne la tua data di nascita. Ride Alex Cendron, vieni più avanti, Alex Cendron, Non perché c'è. adesso ti inchiodo alle tue responsabilità. Va Io bene. penso, sospetto, intuisco che tu sia dell'80. Io sono del 2 agosto, questo te lo posso dire. Non vuole dire No, in l'età. realtà perché hai sbagliato, sono un po' più vecchio dell'80. Ah sì? In realtà il mio primo Del agente 78? è un po' più vecchio. Ehi, 77! 77. Ah, ma è Siccome Eh sì. vecchissimo! Ma è proprio vecchissimo! Siccome ho la fortuna, mi dicono a volte, di avere un'età scenica Sì. leggermente inferiore, Sì. preferisco non specificarlo Va così. bene, Cancelliamo, non lo specifichiamo. Senti, non lo torniamo di... indietro e Non lo cancelliamo. di... No, siamo qua in famiglia, non lo diciamo a Va nessuno. bene. E, nel tuo sito, Alex, ho trovato una frase che mi sono segnata. Gli alberi, sta a sentire, eh? Gli alberi finiscono col credere nelle proprie radici quando scoprono che senza di queste non esisterebbero più. Ce lo spieghi? È una frase che ho trovato, c'era anche la citazione, giusto? Non l'hai Sì, notata? non l'ho, sì, l'ho notata, ma non l'ho annotata. E, beh, io appunto sono una persona molto razionale, per cui vivo con grande difficoltà tutte le cose irrazionali, le cose emotive, le cose. Per cui mi piace molto quando c'è una frase che contiene degli opposti, come dire, no? E Sì, questo, in questo caso lo quali? rappresenta proprio perché l'albero che. Insomma, Crede nelle proprie nelle proprie radici. radici. E soprattutto quando scoprono che senza di queste non esisterebbero più. Esatto. Ah, senza radici noi non siamo nulla. Noi non siamo nulla, nel senso che siamo abituati a cercare sempre, no? A cercare sempre qualcosa di nuovo, sempre fuori. Io stesso con la mia vita reminga, come dire. Invece ho scoperto, io poi le mie radici per molti anni hanno rappresentato. Come dire, una cosa di cui non dico che mi vergogni, ma insomma c'è la Lega, no, dalle mie parti Ah. che sfrutta molto la radice, l'origine, e Sì? cosa che io non condivido, per cui ho sempre sofferto un po' di questa cosa. E Sì? invece ultimamente sto capendo che non posso rinnegare quello che sono. Ah. Tra l'altro ho parlato a lungo quando ho fatto con Norbert, lo conosci, un Il fotografo fotografo molto molto famoso, importante fa tutti i book, le molto, foto agli esatto, attori. molto burbero, e lui mi ha Burbero? molto Fa burbero. delle foto così belle, così Ma lui è morbide, bravissimo, sì. però ha una superficie molto burbera e lui mi ha fatto riflettere molto su questo. Dice: tu non devi assolutamente cancellare quello che sei. Ed effettivamente io come attore ho sempre cercato, essendo veneto poi, per cui la cadenza veneta per noi è reputata da stupidi o non bella da sentire, per cui ho sempre cercato di cancellare quello che era la mia origine. Questa frase l'ho messa lì perché Proprio a a significare ricordarmi questa questo. cosa qua, perché in questo momento della mia vita sono in una fase di riscoperta, insomma, e sto capendo che in realtà appunto non posso rinunciare alle mie radici, altrimenti rischio la morte, Prescindere. sì, l'aridità. Allora, spiccanasando, spiccanasando, ho scoperto che nel 1996 tu ti sei diplomato in elettronica industriale. Sì, sono un perito capotecnico ufficiale. Perito capotecnico nel Nel 96, 96, attenzione alle date. mai bocciato, per cui Poi, mai mai bocciato, bocciato. nel 2004 Sì.
diventi attore diplomato dell'Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe. Allora voglio sapere cosa è successo tra il 96 e il 2004? Allora, io ho molto lavorato in realtà, perché non avevo i soldi per andare all'università, per cui mi sono subito dedicato a fare prima il costruttore di insegne luminose e non. Poi costruttore di insegne luminose e non. Bar. Esatto, bar, Benetton, tutte quelle Benetton le ho fatte io, o quasi tutte. E poi ho fatto il magazziniere, poi ho fatto il tecnico di computer, ma in realtà stavo riscoprendo questa mia vocazione che avevo da sempre, da quando ero piccolo. Solo che per me era come da piccolo sognare di fare l'astronauta, capito? Impossibile. Il pompiere. Esatto, il pompiere, una cosa così. Poi in realtà mi sono dimenticato nell'adolescenza di questa cosa, finché dopo la scuola superiore ho cercato con i miei soldi, oltre a vivere, a pagarmi la patente, quelle cose lì, di fare qualche seminario, no, di orientamento. Un giorno incontro questa bravissima attrice che io stimo moltissimo e che amo con tutto me stesso. Chi è? Si chiama Giuliana Musso. È un'attrice monologante, molto famosa. Un'attrice monologante. Fa degli spettacoli in genere monologhi. Di teatro civile. E lei, questo seminario, dopo, io non ho mai parlato a nessuno della mia vocazione, mi prende in disparte e mi fa: Alex, ma cosa aspetti? Io dico: scusami. Dice: cosa aspetti a studiare teatro seriamente? Quindi la cosa che una persona a cui non avevo chiesto nulla, non è che avessi detto: ma secondo te ce la faccio, ho talento. Io proprio non ho chiesto nulla a nessuno. E questa, che poi per me rappresentava il teatro, perché era un'attrice professionista, che brava. Tu ammiravi. E io mi ammiravo. E mi avesse chiesto questa cosa, mi ha dato una forza enorme e mi ha fatto mollare il lavoro, prendere i due soldi che avevo messo da parte e pagarmi gli studi nell'accademia più vicina che avessi trovato, perché pendolavo. Nico Pepe. E dove sta l'accademia? A Udine, che in realtà sono 2 ore di viaggio da casa mia, per cui io per 3 anni ho pendolato 2 ore andata, 2 ore di ritorno. Ah sì? Cioè 4 ore di treno. Quindi vuol dire che era proprio una grande passione. Sì, e io credo che poi tra l'altro questa fatica l'abbia temprata ancora di più, sì. Perché motivi per andarmene, per mollare, ne ho avuti moltissimi. Dalla stanchezza. Non è poi un mestiere facile, no? No, non lo è affatto, per quello dico che mi ha preparato bene alla fatica che poi tutti affrontano dopo, insomma. Tu hai parlato di andare e tornare tra Udine e Treviso, sì. Giusto? Ma io a teatro ti ho visto proprio in una pièce bellissima che si intitolava Il ritorno. Era molto, ti ho notato, ho detto: oibò, come bravo quel giovane attore, non ti avevo mai visto. Poi ti ho rivisto a teatro in un'opera di Ibsen, qui a Roma, con Lucrezia Lante della Rovere, e ho ripensato: ma vedi, quello l'avevo già visto, bravo. Poi sono andata a spiccanasare nel web, ho scoperto che hai fatto, l'avevo vista, era un'ottima fiction, nella città dei... C'era una volta la città dei matti, sulla vita di Basaglia, lo psicanalista, lo psichiatra, sì, psichiatra, interpretato da Gifuni. Da Gifuni, e lì, esatto, hai fatto una parte importante, ho fatto. Sì, in realtà era una parte molto importante anche storicamente, perché è un personaggio realmente esistito, vive ancora, sì. È Michele Zanetti, che è il presidente della giunta provinciale di Trieste, che è quello che ferma Basaglia che sta andando in America e gli affida la direzione dell'ospedale psichiatrico di Trieste, dove poi lui maturerà. Sì, infatti, insomma, era un ruolo non molto, marginale, no, ma importante. Esatto, poi quest'anno al cinema hai fatto il comandante La Cicogna di Soldini, quindi insomma cinema, teatro, televisione e... Sposami su Rai 1, andato in onda da poco. Sposami su Rai 1, bene. Sì, una commedia. E qual è il tuo prossimo progetto, scusami? Il mio prossimo progetto teatrale, sto provando ora, Peli, si chiama, di Carlotta Corradi. Che è la stessa regista del Ritorno? La regista è Veronica Cruciani, sì. L'autrice è Carlotta Corradi. Esatto. È un testo molto bello che andrà in scena il 2-3 marzo al Palladium, qui a Roma. A Roma. Ricordati di me, Certo, ti mando l'invito. E parla, sono due sessantenni, due amiche che parlano della vita, in realtà. È un pomeriggio apparentemente come tutti gli altri, ma in realtà si vedrà cosa succede quel pomeriggio di particolare. E sono due sessantenni donne interpretati da due maschi. Sono io e Alessandro Riceci, il mio collega. E una bella sfida, perché un ruolo in travestì io non l'ho mai fatto e espone a rischi, no? Di superficialità come approccio. Ma insomma, Veronica ci sta facendo lavorare molto seriamente per andare al nocciolo della questione
E secondo me verrà fuori una bella cosa, insomma. Quindi siete in due in scena. In due in scena, siamo due amiche che giocano a burraco un pomeriggio e che parlano. E che parlano, ma sai che mi ha incuriosito? Verrai? E verrò sì, adesso questo video che noi stiamo realizzando lo vorrò mandare online proprio in quei giorni, pochi giorni primi, quindi verrò. Potrebbe essere domani, dopodomani. Potrebbe essere a breve, venite ma anche voi, chissà. Lo sai tu e anche tu. Anch'io. Qual è una roba bellissima di Ritorno di Fiamma per me? Che gli attori vengono qui, mi parlano dei loro spettacoli e poi mi invitano a vederli. È meraviglioso! Beh, anche per noi. Io amo il teatro, trovo che vedere uno spettacolo mediocre a teatro sia 100.000 volte meglio che vedere un film mediocre. Cioè, amo di più ricevere una delusione pienamente al teatro che non al cinema, perché lì al teatro si respira comunque verità. Poi io ti dico, anche io la penso così, io vado a vedere qualsiasi forma di teatro, anche quello delle scuole, l'amatoriale, perché anche il teatro brutto a me mi accende sempre, mi dice, anche quando vedo una cosa che posso reputare brutta, non è che dico, brutta, basta, me ne vado, mi fa schifo, no, mi accende la voglia di farlo, di farlo meglio, di riflettere. E soprattutto c'è sempre qualcosa, anche nel brutto, sempre, che ti tocca, perché è verità, perché gli attori lì si mettono in gioco col corpo, con la mente, entrano in contatto col pubblico, quindi vivono il clima, insomma. Poi il teatro è in crisi da sempre, ma vive ancora, per cui. Guarda, io più vado a teatro, e ci vado molto, e più vedo che i teatri sono pieni, quindi vuol dire che piano piano stiamo forse recuperando tanto tempo perso in questi ultimi 20 anni. Allora, stiamo parlando di teatro, della bellezza del teatro, ma Alex Cendron da Treviso ha molto altro nello zaino e lo scopriremo nel prossimo video. Oggi è mercoledì. Più o meno. Venerdì. Tu rimani, vero? Certo, fino a venerdì. Prossimo video. Ciao. Ciao. Allora, ti piace la Peggy Lee? Sì.